manciata dei doni che il Signore ha voluto dare all'uomo. E a volte l'uomo si chiede il perché succedono certe cose, il perché Dio non interviene, e dimentichiamo che il problema è nel cuore dell'uomo. La parola di Dio ci ricorda che Dio non opera ingiustamente e non è toccato dall'iniquità. Il Signore non è intento a colpire per distruggere, perché Dio, nonostante con giustizia potrebbe applicare i suoi giudizi, egli attende una risposta dall'uomo. Giustizia ci è stata fatta, fratelli e sorelle, perché Dio è giusto. Dio ha amministrato la giustizia e continua ad amministrarla fino in fondo. Qualcuno ha dovuto pagare il prezzo del nostro peccato, e questo qualcuno è Cristo Gesù. Questa giustizia è estesa a tutto il genere umano. A nessuno è impedita la salvezza. A volte è necessario che avvengano certe situazioni nella nostra vita, anche di profondo disagio, anche momenti in cui non ci sappiamo dare una spiegazione, ma in quei momenti la parola di Dio è resa veramente efficace. Abbiamo un bisogno di smettere di contestare, di contendere il Signore, di parlargli sopra. Abbiamo bisogno di tacere, di ascoltare quello che ha da dire al nostro cuore. Io sono Dio, non lo dimenticare. Io ho tutto sotto il controllo. C'è una guarigione più profonda, c'è una necessità più importante delle nostre cose terrene, della nostra vita terrena, del nostro corpo e dell'anima nostra. Le cose qui sulla terra, come vediamo e sono sotto i nostri occhi, possono trasformarsi da un giorno all'altro. Chi ce lo dice che noi continueremo a vivere chissà quanti anni? Chi ce lo dice che raggiungeremo certi obiettivi che ci siamo prefissati per dei progetti che abbiamo così studiato a tavolino? Il Signore si raccomanda che l'anima nostra sia preservata eternamente.